Da fan di Diabolik bisogna ammettere che c'è sempre stata una certa solitudine ad accompagnare la lettura del fumetto del ladro mascherato. Poco confronto con altri lettori, spesso dovevi essere tu stesso a raccontare chi fosse Diabolik, chi chiedeva a chi fumetti leggessi. Una lettura che non aveva i canali per fomentarsi e diventare passione a livello di grande pubblico. Ma ora c'è un film nelle sale diretto dai Manetti Bros. Diabolik, Eva Canta e l'ispettore Ginko hanno volti di attori conosciuti e a coronare il momento di massima popolarità del fumetto c'è una mostra al Museo del Cinema di Torino, da poco prorogata fino al 15 maggio. Ma chi è Diabolik? Si tratta di un personaggio creato all'inizio degli anni 60 da Angela Giussani, a cui poi si affiancherà anche la sorella Luciana, pensato per intrattenere soprattutto le persone in viaggio, i pendolari di allora, con un carattere accattivante, perfido ma geniale, in un formato tascabile. A lui si affianca la sua compagna, l'altrettanto intelligente Eva Kant, e insieme mettono a segno una serie di furti impossibili, ostacolati solo dall'intraprendente commissario Ginko. Le vicende di sostituzione di persona, rapine e inseguimenti si svolgono intorno all'immaginaria cittadina di Clerville. Inventato dalle sorelle Giussani nel 1962, Diabolik è diventato un mito tutto italiano. Lo testimonia il fatto che non è solo il fumetto a raccontarne le imprese, ma anche il cinema, con l'ultimo attesissimo film dei Manetti dopo la famosa versione del 1968 di Mario Bava, ma anche l'arte, di cui Diabolik è in qualche modo appassionato, addirittura perché va a rubare un capolavoro molto costoso per Eva. Oppure il design degli anni 60, che testimonia questo passaggio dell'Italia da realtà del dopoguerra in parte agricola a nuova cultura metropolitana. Il design e la cronaca di quegli anni raccontano di un nuovo stile, di un nuovo mondo di cui Diabolik è certamente protagonista. Re del terrore sì, ma anche personaggio giusto sia con gli amici che con i nemici. Una sorta di Robin Hood italiano che scorrazza in un Nord Italia immaginario per alleggerire la nuova classe dirigente di imprenditori nuovi industriali dei beni di troppo, del potere e della ricchezza inopportuna. Ma Diabolik è anche il compagno leale di Eva Kant e in ogni numero del fumetto l'unica certezza viene data dalla stabilità del loro rapporto e dalla loro fiducia. In fondo, la storia d'amore che tutti vorrebbero.